una battuta a caldo sulla questione stadio clinica dopo il parere che c'è stato la regione ieri. Dunque, è stato un percorso difficile, è inutile negarlo, estremamente complesso. Era il primo caso in Italia che accomunava in qualche modo la legge sugli stadi sulla necessità di congegnare un meccanismo che consentisse la realizzazione di una struttura sanitaria. I tecnici hanno espresso il loro parere. La cosa più importante, credo, e invito tutti gli umbri, non solo i ternani, a riflettere su questo, ciò che conta è il comunicato stampa della Giunta, al quale ritengo di aver dato un contributo importante, che stabilisce una volta per tutte il volere politico della Giunta Tesei e di tutti gli assessori, a cominciare dal sottoscritto, sul percorso che andremo a seguire da qui a breve, l'aggettivo l'ho aggiunto volutamente, in modo tale che si possa assecondare quello che è un progetto importante per la città, in cui ho creduto fin dall'inizio e in cui da 2 anni sto combattendo in prima persona perché si possa realizzare, perché è un grande traguardo non solo per Terni ma per l'intera Umbria. Io sono ottimista, l'ottimismo lo si crea combattendo e lavorando ogni giorno. Invito tutti a leggere quel comunicato.